ringrazio sentitamente il mio direttore di dipartimento, il professor Giovanni Sergis, a cui darò poi subito la parola, e l'amico professor Paolo Albazzi del Frate per avermi dato l'occasione di presiedere questa tavola rotonda che prende spunto dalla pubblicazione dell'interessante volume del professor Mario Caravale, che ha come titolo Un'incerta idea dello Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano fra etica liberale e fascismo. Un dibattito al quale devo dire partecipo con particolare piacere, anche perché mi è data la possibilità di incontrare cari e vecchi amici del mio antico percorso universitario, il professor Massimo Gruppi, con cui ho condiviso una lunga esperienza nell'Università di Macerata, e la professoressa Laura Muscati, collega, amica e presenza preziosa nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, Federico II. Quindi è un incontro, e poi altri colleghi con cui naturalmente non ho avuto modo di avere le stesse vicende universitarie in comune, ma che comunque apprezzo moltissimo e sono anche molto grati che sono qui nel nostro dipartimento, nella nostra università. Due parole sole ancora: il volume del professor Caravale è un'interessante ed approfondita ricostruzione della vicenda storico-giuridica che ha attraversato il nostro paese dal periodo statutario fino agli ultimi anni del regime fascista, in pratica fino alla ricostruzione del codice del 1942. Il professor Caravale ricostruisce con attenzione le storie, le teorie dottrinarie dell'epoca, con specifica attenzione alla riflessione giuridica italiana influenzata dalla scienza germanica, soprattutto dalle opere di Rudolf Kneist e dello stesso Sadini, sulla natura dello Stato, Stato di diritto, sui rapporti Stato-individuo e quindi sul contenuto delle libertà individuali. Nell'ambito di questa ricostruzione sono presi in esame numerosissimi autori, autori maggiori e autori minori, e questo è anche un grandissimo pregio del volume, perché porta a conoscenza di chi legge, forse autori minori, giuristi minori, che naturalmente magari nel suo percorso non ha gli studi, non ha avuto modo di conoscere così a fondo. Nell'ambito di questa ricostruzione è centrale la nozione di Stato di diritto. Dalla dottrina italiana vengono prese in considerazione variegate posizioni che risentono ovviamente dell'espansione dello Stato e del suo rapporto, del suo apparato legislativo, amministrativo, socio-economico. Mi pare anche di poter dire che nel secondo Ottocento etica e diritto si pensano ancora parti dello stesso ordinamento giuridico. Lo Stato di diritto era quello che non si limitava a tutelare prerogative e diritti degli individui, ma quello che operava anche per la realizzazione di valori etici superiori e per promuovere il benessere sociale. È pur vero che in questa epoca noi siamo praticamente nell'ambito di quella corrente di pensiero che è il positivismo giuridico, che coincide anche con tutta la vicenda delle codificazioni in Europa. Ed è pur vero che in questo periodo probabilmente proprio il positivismo giuridico tende in qualche modo a, come si dice, a eliminare l'importanza oppure a escludere determinate fonti giuridiche, e questo avviene prevalentemente un po' in tutto il continente, fatta eccezione, Laura sa bene, fatta eccezione per quanto può avvenire in Germania, grazie allo storicismo e grazie soprattutto a Sadini. Sembra quasi che in questo periodo, quando si parla di diritto, sia anche superfluo aggettivare con il termine positivo il diritto è soltanto quello che proviene dal legislatore, e quindi come tale non vi sono, come accennavo, altre fonti giuridiche. Però dal libro del professor Caravale già si traccia quella che poi sarà la crisi dello Stato, dello stesso giuspositivismo. I codici degli stati di quell'epoca erano stati emanati in condizioni di quasi immobilità sociale e politica. La società, ancora prevalentemente agricola, si evolverà lentamente, spetterà all'inizio del Novecento
a seguito della rivoluzione industriale, dare il via a profondi mutamenti sociali. Emergono nuovi interessi ed ideali diversi da quelli che avevano ispirato la legislazione ancora vigente, ma saranno soprattutto i regimi totalitari, in Italia il regime fascista, a marcare il crescente contrasto drammatico tra le leggi positive e le leggi non scritte. Ricorda il professor Caravale come i giuristi italiani, differenziandosi e anche criticando in parte l'esperienza nazionalsocialista e sovietica, continuano a incentrare la nozione di Stato di diritto sull'idea che lo Stato non può che fondarsi sul diritto e non si sottrae alla legge del diritto. Questa, voglio dire, è una lettura positivista. Se vogliamo andare indietro nel tempo, anche Hobbes nel suo Stato assoluto riteneva che il suo Stato, che il Leviatano fondasse uno Stato esclusivamente sulla base del diritto, salvo il fatto che poi il diritto lo faceva il Leviatano, e quindi non si può poi ritenere, in una lettura positivistica nell'ambito di un regime totalitario, non si può ritenere che si sia esenti dal rischio di avere un ordinamento giuridico che forse legittimo non è, e che forse non rispetta, anzi direi che con certezza non rispetta, il principio di Stato o di diritto. E difatti in quei decenni si delinea lentamente, dapprima e poi sempre più rapidamente, una visione dello Stato di diritto che si richiama di nuovo ad alcuni principi, alcuni diritti fondamentali, che sono poi quelli che vengono ribaditi nelle grandi carte internazionali. E tutto ciò farà ritornare valida l'idea di una regola della condotta umana che abbia origine dalla ragione dell'uomo e che abbia valore universale e che debba essere conforme ai diritti fondamentali enunciati appunto dalle carte delle grandi convenzioni. Io ringrazio ancora il professor Caravale per avermi dato l'occasione di questa lettura e passo immediatamente la parola al mio preside Giovanni Serges, al mio direttore. Purtroppo devo sempre utilizzare delle terminologie che non mi sono così proprie, venendo da una esperienza universitaria molto antica, per cui per me rimane il mio preside. Il mio preside è Giovanni Serges, grazie. E purtroppo il mio intervento è solo un intervento di saluto, non quello per il quale ero stato invitato. Sono riconoscente a Paolo Albasi per aver pensato a me, e naturalmente a Mario Caravale, al quale va un saluto direi affettuoso e riconoscente perché il volume che ho avuto il piacere di leggere e sul quale avrei volentieri speso qualche parola, se riesco a liberarmi dal Senato prometto di tornare per tempo, è un volume che colma una lacuna e costituisce, perché va alle radici del pensiero, dell'idea dello Stato di diritto, e attraverso questa ricostruzione mette insieme la trama facendo parlare gli autori e poi tirando le fila del discorso del pensiero di Nietzsche, del pensiero di molti costituzionalisti, anzi prevalentemente di costituzionalisti, e quindi un doppio interesse. E riconoscente per questa ragione, affettuoso perché ormai ci conosciamo da così tanti anni e mi fa piacere che sia qui da noi a Roma Tre di casa, veramente. Purtroppo devo scappare veramente, spero di ritornare, auguro buon lavoro a tutti e ringrazio gli illustri colleghi per la partecipazione a questo evento importante. Grazie.